Eu acho que já dá para começar, Rafael. Muito boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início, então, ao evento Estado de Direito, Funções Econômicas do Estado e Migrações. Meu nome é Rafael Costa, eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação da UFRGS, sob orientação do professor Ricardo Camargo, e eu vou mediar as falas. Vou apresentar os nossos expositores. Em primeiro lugar, o convidado, professor titular, professor Emílio Santoro, professor titular de Filosofia do Direito da Università degli Studi di Firenze. Ele tem se dedicado à temática do Estado de Direito e às repercussões sobre as migrações, particularmente no que toca à exploração laboral e ao cárcere. Em segundo lugar, a nossa convidada Valdete Souto Severo, a professora adjunta da Faculdade de Direito da UFRGS, de Direito e de Processo do Trabalho. Ela tem se dedicado a estudar a precarização e a flexibilização das relações do trabalho. Por fim, o professor, o meu orientador, Ricardo Antônio Lucas Camargo. Ele é professor associado nos programas de graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, das disciplinas de Direito Econômico, Direito Financeiro e Economia Política. Ele tem se dedicado os estudos à relação entre as funções econômicas do Estado e o respectivo desenvolvimento econômico. Dado o fuso horário em relação do Brasil com a Itália, nós vamos focar, eu vou passar diretamente a palavra, primeiramente, observações do professor Emílio, posteriormente eu passo a palavra à professora Valdete, para também suas considerações e exposição do professor Emílio. Professor Emílio, então, muito prazer, bem-vindo. Ele entende português e, dentro do possível, ficamos à disposição, então. Passo imediatamente a palavra ao professor Ricardo. Boa tarde a todos e todas, e buona sera a tutti in Italia. E desde Então, logo professor Emílio. já Professor vou. Emílio, então, muito prazer, bem-vindo. Ele entende português e, dentro do possível, ficamos à disposição. É o Então, YouTube passo aberto aqui também. imediatamente a palavra para o professor Ricardo. Boa tarde a todos e todas, e boa sera a. Desde logo já Professor vou. Emílio, então, muito prazer, bem-vindo. E desde Entende logo, então. português e, dentro do possível, ficamos à disposição. É o YouTube aberto, certamente, a palavra E desde logo, então, vamos falando. professor precisa fechar seu YouTube, professor. Desde logo, então. Então vamos falar de Professor, precisa fechar seu YouTube, por favor. muito bem. Bom, agora eu acho que conseguimos resolver o problema, né? Tecnicamente é realmente vem muitas confusões, né, aqui desse nosso lado, né? Nós da área jurídica somos meio atrapalhados em matéria de informática de um modo geral. Bom, mas eu desde logo vou cumprimentando aqui o querido amigo e professor Emílio Santoro, que gentilmente se dispôs nesse horário para os italianos, nada civilizado, diga-se de passagem, né? Mas bem mais civilizado do que seria se fosse às 7 horas da noite daqui, com certeza. Agradeço também à querida amiga, professora Valdete, integrante hoje para o nosso gáudio
do nosso corpo docente, né? E também agradeço ao Rafael por se ter disposto a fazer aqui às vezes de maestro desta orquestra. Né? Bom, muito bem. E desde já vou passando a minha brevíssima exposição. E a minha fala desta tarde vai se voltar a desenvolver temas que afloraram nas duas obras que resultaram da minha passagem pela Università degli Studi di Firenze de julho de 2018 a janeiro de 2019, sob a supervisão do professor Emílio Santoro, e que se intitularam Política Econômica, Ordenamento Jurídico, Sistema Econômico e Direitos, Sistemas Econômicos, Fatores de Produção e Migrações. E mais da primeira, diga-se de passagem, do que da segunda, tendo em vista o projeto que presentemente desenvolvo junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já mencionado pelo Rafael. Desde o final oficial da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, vem-se intensificando um discurso voltado ao estabelecimento de ordenamentos jurídicos orientados a remover o que os agentes do mercado consideram obstáculos ao livre fluxo de mercadorias e valores. Esse discurso, presente nos meios de comunicação, falando tanto em nome dos respectivos anunciantes como em nome próprio, não nos esqueçamos de que as empresas de comunicação social também têm interesse próprio em obtenção de resultados contábeis e políticos, não se limitam a ser canais dos respectivos anunciantes, e mesmo em campanhas eleitorais, embora desprovido de caráter normativo, formalmente, passa, em algum momento, a se converter em referencial, inclusive para decisões judiciais, malgrado a própria dicção de textos constitucionais em sentido contrário. Basta recordar que a recente orientação do Supremo Tribunal Federal, orientação esta, que já se ensaiava mesmo em meados da década passada, como observou em sua dissertação de mestrado, defendida nesta casa em 2020, pouco antes do flagelo da pandemia se abater sobre o país, a nossa antiga orientanda Sabrina Schossler, no que tange à terceirização de atividades fim das empresas, bem como à privatização de refinarias e à alegada despolitização da moeda, entre outras, ter se explicitado sob a premissa de que a Constituição ainda vigente no Brasil estaria desatualizada, porque não contou com a queda do Muro de Berlim e traduziria, em muitos pontos, compromisso com ideias atrasadas. Como se o julgador pudesse arvorar-se como poder constituído que é em poder constituinte, sobrepondo a sua convicção ideológica pessoal ao que, desde a derrocada do absolutismo, se entende como expressão da cosmovisão adotada como expressão da vontade geral. Tem razão o professor Emílio Santoro ao enfatizar o papel da jurisdição no sentido de que a previsão de direitos, sejam individuais, sejam econômicos, sejam sociais, sejam culturais, sejam de fraternidade, para os cidadãos nos textos constitucionais, não é suficiente para os garantir e, por vezes, pode favorecer a respectiva suspensão ou supressão. Mas é de se observar que o rol de direitos somente se apresenta como um lembrete para a autoridade de quais os sofrimentos a infligir e não dos valores a respeitar, quando, na formação de quem tem a atribuição de exercer sobre ela o controle, esteja arraigada a ideia de que as posições de poder e as situações hierárquicas são legitimadas por si mesmas. Alguns usam, inclusive, a expressão vazia na natureza das coisas, e não se considere a limitação dos poderes, quaisquer que sejam, públicos ou privados, políticos ou econômicos, como uma exigência mesmo da viabilidade da vida em sociedade.
quando se fala nas funções econômicas do Estado, e no caso referirei o artigo 174 da Constituição Brasileira, que estabelece com a rara felicidade uma tipificação dessas funções que pode ser aplicada a qualquer ordenamento jurídico, mesmo num contexto liberista, recordando que adota a distinção de Benedetto Croce entre liberismo, como a visão econômica baseada na tutela da propriedade privada, na liberdade negocial e empresarial, e liberalismo, como a visão política baseada na previsibilidade da ação estatal, o Estado tem como funções econômicas a oferta da infraestrutura, prestação de serviços públicos e a tutela da ordem pública. Tanto a oferta da infraestrutura como a prestação de serviços públicos, por si ou delegação ao particular, demandam gestão de patrimônio público. E tal gestão, justamente por se tratar de patrimônio que se compõe em larga medida de recursos extraídos compulsoriamente aos contribuintes, deve observar o princípio da legalidade. Qualidade de Rui Cisne Lima, definindo a administração como gestão de patrimônio por quem não é dono, e Abra Fagundes definia a administração como aplicação da lei ex officio. Concepções que a gente só usa no Estado de Direito. Quanto à ordem pública, a definição de interesses cuja indisponibilidade deverá de fazer também, segundo a definição, em atos que veiculem comandos gerais, abstratos e impessoais. A instituição econômica de normação, que é a primeira a ser mencionada no artigo 174 da Constituição Brasileira de 88, dá decorrência a leões, proibições e permissões quanto a fazer ou deixar fazer que seja, bem como a autorização específicos. O Estado deixar ao particular disciplinar ao seu bel prazer todos os detalhes da operação de circulação de mercadorias, ou ao contrário, identificando um desequilíbrio na relação, substituir a vontade da parte pela determinação de ordem pública, por exemplo, prorrogação forçada de locações residenciais, definição heterônoma de índices para recompor o valor da obrigação em face da oscilação do poder aquisitivo da moeda, adoção ou não do curso forçado desta, tudo isso é manifestação da função de normação. Não existe política econômica pública que não pressuponha o exercício desta função. E uma especificação desta é o planejamento. E eu digo que é especificação porque o plano, enquanto peça técnica, só vai ganhar relevância jurídica quando aprovado por lei. Sem o que não vai ser de um parecer especializado, como lembrava o professor Washington Pires Albuino de Souza. Em virtude da racionalização dos meios disponíveis, a partir das informações obtidas acerca do cenário econômico e social, ao contrário da outra, da normação em geral, esta especificação dela nem sempre se faz presente. É perfeitamente possível uma política econômica sem o exercício da função planejadora, pelo receio que esta desperta em muitos que têm a mesma aversão ao vermelho que se atribui aos touros. Afinal, a planificação estatal da economia foi a marca dos regimes que se autoproclamaram socialistas, e os vermelhófobos viscerais não se convencem nem mesmo diante do fato de que países de capitalismo mais avançado, como é o caso da França, planejam a respectiva economia e adotaram um processo legislativo peculiar para a aprovação do plano. Argumentam, inclusive, com o fracasso de certos planos a partir do emprego equivocado, sempre apontado pelo Eros Roberto Grau, da designação plano para medidas emergenciais, voltadas a atacar problemas de imediato, adotadas no Brasil desde 1983. Os decretos-leis 2012, 2045 e 2065 do governo Figueiredo, que foram tão frequentes na Justiça do Trabalho, certo, professora Valdete? São os mais diretos antepassados do mal denominado Plano Cruzado de 1986, para falarem do fracasso do exercício dessa função, que é, em realidade, a antítese da confiança
nos movimentos tidos como espontâneos do mercado. Duas das funções econômicas do Estado, que se materializam mediante a prática de atos concretos, vão traduzir os dois extremos na visão dos agentes do mercado. Ou seja, uma é a mais detestada dessas funções e a outra a mais adorada. A mais detestada é a fiscalização. E a segunda, a mais adorada, o incentivo. Por quê? Fiscalização, porque o ser humano, ao ser norteado pelo próprio interesse, procura remover, na medida das suas possibilidades, todos os obstáculos à satisfação deste. Constatação tanto do absolutista Thomas Hobbes, quanto do iluminista Baruch Spinoza, autores do século XVII. Em submeter as ações humanas voltadas ao interesse de quem as pratica ao controle, tendo em vista a necessidade de mitigação dos efeitos colaterais sobre a coletividade, é efetivamente algo que causa algum desconforto. Mas é exatamente a partir daí que se vai possibilitar reduzir certos efeitos colaterais, como, por exemplo, o da eliminação da concorrência a partir de atos de concentração. Quanto ao incentivo que se manifesta pelo reforço que o Estado dará à musculatura, tanto financeira quanto técnica, dos agentes econômicos, pensemos nos benefícios fiscais, nos contratos de financiamento em que os encargos são suavizados, na literatura francesa, chamados de contratos econômicos, aliás, na francesa e na lusitana também, né? Da assistência técnica prestada a agricultores. O incentivo foi um dos dados de realidade que, preservando a liberdade de iniciativa como direito individual, conduziram ao engajamento do particular com o interesse público. E aqui se reportam as lições na economia política de Keynes e no direito de Norberto Bobbio, Washington pelo Jobim de Souza, Modesto Carvalhosa. E, no âmbito da teoria geral do direito, elas levaram a colocar em questão a coerção como nota própria do direito em relação a outras modalidades de conduta. Indicadas brevemente as funções econômicas do Estado e a respectiva compreensão na configuração deste como Estado de Direito, recordamos que mesmo Luigi Einaudi, liberista e liberal, apontava para a existência de necessidades essenciais cujo atendimento não teria como observar os movimentos do mercado como critério, e ele trazia a segurança coletiva como exemplo. E não é de hoje que se observa que a conversão de todas as atividades voltadas a prover a satisfação das necessidades em atividades econômicas em sentido estrito conduziria a respectiva prestação ao critério do contingente significativo excluído e poderiam ser comprometidos os próprios liames sociais. E se também não seria possível a absorção plena de todas as atividades pelo Estado, e isso não aconteceu nem mesmo nos sistemas autodenominados socialistas, a pergunta acerca do ponto de equilíbrio posto pelas constituições, bem como de quem seria destinatário das prestações públicas, ainda está na ordem do dia, justamente porque quantos não têm acesso aos meios para a satisfação das próprias necessidades e não encontrem ambiente para a obtenção desses meios, serão compelidos a deixarem os respectivos lugares de origem. E é claro que nem sempre a migração tem como propulsor a criação de uma situação de extremo desconforto, mas não se pode dizer que são majoritários os movimentos migratórios que decorrem do espírito de aventura, como pretendeu, numa generalização tendente à xenofobia, Henri Guiton, no seu Manual de Economia Política, escrito no pós-Segunda Guerra Mundial. E é importante ter presente o quanto a ausência da prestação de serviços por parte do Estado em relação àqueles que estejam sob sua autoridade, em confronto com realidades
em que o serviço público tenha um alcance universal ou tendente a uma universalização maior, intuitivamente influencia tais movimentos. A realidade dos países de origem e dos países de destino das populações migrantes, no que toca, em especial, ao atendimento pelo Estado das necessidades dos que se lhe submetem, traduz um dado relevante para quantos queiram discutir seriamente o tema da reforma do Estado, cujo alegado gigantismo é visto como um sintoma de subdesenvolvimento por uma literatura que se apresenta como neutra, a despeito de francamente comprometida com as teses que transformam o Estado mínimo em panaceia. Os problemas relacionados à receptividade dessas populações, de outra parte, critérios para elas serem bem-vindas ou mal-vindas em termos de país de origem, etnia, escolaridade, não são de pouca relevância sob o ponto de vista jurídico. E tem constituído uma preocupação central do centro de pesquisa L'Altro Diritto, no qual o professor Emílio Santoro tem atuação destacada, coordenando suas ações tanto no plano da produção teórica quanto na prática. Estas, pois, são as questões que eu gostaria de compartilhar com os companheiros de mesa e com este auditório. Muito obrigado. Passo de imediato a palavra ao professor Emílio Santoro para suas considerações. Professor Emílio. Grazie, obrigado Rafael, grazie, obrigado Riccardo. Disculpe, non falo portoghese, intendo, ma non falo. Proverò a falar divagar, spero che potete comprendermi. Allora, le questioni importanti e anche complesse che Riccardo sollevava, intanto vanno contestualizzate storicamente, cioè vanno contestualizzate in un periodo in cui lo Stato nazionale ha sempre più perso la capacità di controllare i mercati. Io faccio un'osservazione che può sembrare una provocazione, ma noi sappiamo bene che gli stati, il sistema degli stati e il singolo stato hanno un grande problema a controllare il mercato. Ormai da sempre, ma insomma negli ultimi 50 anni in maniera violenta, il sistema degli stati ha per esempio cercato di combattere il mercato degli stupefacenti, delle droghe, e in 50 anni, anche usando la forza militare, il sistema degli stati non è riuscito a controllare il mercato delle droghe, che è un mercato mondiale e allo stesso tempo illegale. Potremmo fare discorsi molto simili su il mercato del sesso, potremmo fare discorsi molto simili su buona parte del mercato delle armi. Quindi noi abbiamo un problema enorme di rapporto fra Stato moderno e mercato, che a un certo punto non è diventato più un problema dei mercati illegali, ma è diventato un problema proprio del mercato nel suo insieme. Noi studiamo in Europa, ma credo un po' anche in Brasile, nei libri, la storia in cui gli stati nazionali nascono controllando il mercato, in cui la potenza degli stati deriva dal loro mercato interno. Quella situazione si è conclusa
Ma sì, probabilmente con uno degli eventi a cui Riccardo attribuiva grande importanza, cioè con la caduta del muro di Berlino. I sistemi economici a quel punto non hanno più sostanzialmente avuto bisogno degli stati che li aiutassero a sviluppare. Sono al contrario, gli stati che hanno bisogno del mercato. Quello che noi oggi vediamo non è un mercato che cerca di ottenere dallo Stato degli spazi, ma sono gli stati che inseguono fette del mercato. Basta vedere quello che è successo recentemente, nell'ultimo anno, anno e mezzo, tutti i paesi occidentali hanno severamente condannato la repressione dei diritti fatta dalla Cina a Hong Kong. Eppure nessuna delle grandi imprese finanziarie occidentali è venuta via da Hong Kong. Nessuna delle grandi imprese occidentali finanziarie può rinunciare ad Hong Kong. Allora, questo è un problema molto grande. Ora vediamo, stiamo assistendo a un fatto nuovo. Riccardo diceva gli incentivi e la fiscalizzazione, gli piacciono più gli incentivi e meno la fiscalizzazione, non solo agli stati, direi, anche non solo agli esseri umani, ma anche alle imprese. E ora assistiamo a un fatto sicuramente nuovo, l'accordo sulla tassazione delle grandi multinazionali. L'idea di una tassa minima dei redditi delle grandi multinazionali al 15% trovato. Io non sono sicuro che troveranno anche un accordo per stabilire dove si devono essere dove debbono essere considerati prodotti le ricchezze delle grandi multinazionali, quindi a quale stato spetta tassare quale parte delle ricchezze, perché non sarà facile. Però è sicuramente un fatto assolutamente nuovo, un tentativo del sistema degli stati nel suo complesso di provare a non di regolare la potenza economica dei grandi attori del mercato. Se voi andate sul web si trova una graduatoria in cui degli stati per il loro prodotto interno lordo, ma in mezzo agli stati sono messe le grandi corporation, i bilanci delle grandi corporation. E voi vedrete che già al quarto, quinto posto della ricchezza controllata non sono stati quelli che ci sono, ma sono grandi corporation che controllano quindi ricchezza più di 180-185 stati del mondo. Questo è un dato assolutamente evidente che rende molto difficile. Perché qualsiasi politica sociale, per riprendere i racconti di Riccardo e le questioni che sollevava, si basano sulla capacità impositiva dello Stato. E se le grandi corporation hanno il potere, guardate, il potere di contrattare delle grandi corporation deriva dal fatto che loro possono scambiare le tasse che loro non pagano
con le tasse che pagano i loro lavoratori. Perché io, grande corporation, ti dico, investo in Brasile, tu non tassi i miei profitti, ma puoi tassare gli stipendi che io pago ai lavoratori. Per il governo brasiliano, per lo Stato brasiliano, è una soluzione migliore che non avere la grande corporation. E quindi è un'arma potentissima. È un'arma potentissima. Questa è la situazione in cui noi abbiamo vissuto, per cui noi in Italia la stiamo vivendo ancora in maniera drammatica, cioè oggi la produzione oggi si può facilmente spostare da un paese all'altro. E questo è fatto perché la distribuzione dei prodotti ormai non è quasi mai nazionale, solo per piccole nicchie, ma assolutamente mondiale. Per cui dove io produco non ha molta importanza, perché tanto devo distribuire in tutto il mondo. E quindi io posso andare a inseguire il posto in cui mi conviene produrre. Allora, costo, ci sono una grande quantità di beni in cui il fattore che incide di più è il costo della manodopera, nel costo di produzione. E in questi mi conviene andare a inseguire i paesi che hanno un costo della manodopera più bassa. Io creo povertà nei paesi più ricchi, con il costo della manodopera più alta, ma in qualche modo aiuto il paese dove vado, perché creo un'occupazione che non esisteva. E quindi il paese dove vado fa di tutto, è disposto a fornirmi tutte le facilitazioni immaginabili perché io vada a produrre da lui. Questo è quel fenomeno che chiamiamo delocalizzazione. Molti stati europei, che sono tra gli stati che hanno gli stipendi più alti insieme agli Stati Uniti per i lavoratori, stanno cercando di fare norme che impediscano alle ditte di delocalizzare. Ma è molto difficile. Sono norme molto complicate da fare e soprattutto da attuare, da realizzare. Quello che paradossalmente sta succedendo è che la pandemia in qualche modo ha costituito un freno alla delocalizzazione, perché ha reso più complesso lo spostamento delle merci. Per esempio, noi abbiamo assistito alla chiusura dei porti della Cina a causa del Covid e le grandi navi che trasportano i prodotti in tutto il mondo che partono dalla Cina si sono bloccate. Assistiamo che è sempre più difficile fare arrivare, proprio a causa di tutti i blocchi. In questo momento nel mondo si dice che è molto difficile mantenere il ritmo di produzione delle macchine elettriche, delle automobili elettriche, perché è difficile fare arrivare a chi le produce i materiali necessari per produrre le grandi batterie che le devono fare funzionare. Cioè, non è lo Stato con la sua regolamentazione che ha bloccato, ma sono le difficoltà della logistica, del trasporto delle merci e dei beni, che hanno creato problema. Allora, qui si pone un problema serio, cioè quando i giuristi parlano del potere normativo dello Stato, del potere normativo del diritto, discutono dei testi normativi.
Ma un apparato statale che, appunto, oltre a produrre i testi, li vuole far rispettare, ha bisogno invece di, appunto, un apparato fiscale e soprattutto ha bisogno di cittadini che quelle tasse, in persone che quelle tasse le paga. Altrimenti nessun apparato può essere istituito e tenuto in vita e nessun servizio sociale può essere garantito, dalla scuola alla sanità alle pensioni. Questa è la grande arma di ricatto, la potente arma, no, nemmeno di ricatto, di contrattazione che le grandi imprese hanno. Ed è il grande problema dei lavoratori. Perché i lavoratori, paradossalmente, possono essere i lavoratori che migrano e che accettano di lavorare a condizioni che, appunto, dal punto di vista degli stati europei, uno può chiamare di sfruttamento, perché accettano di lavorare a salari molto più bassi. Allora, hanno praticamente, sono l'altra faccia della delocalizzazione. Paradossalmente, per una impresa, se riesco a pagare i salari bassi in Italia piuttosto che in Germania, invece di spostare l'azienda, va benissimo. Il problema rimane uguale per i lavoratori di quei paesi che o accettano di lavorare a salari molto più bassi, e quindi fanno concorrenza ai lavoratori migranti, accettano di lavorare ai salari dei lavoratori migranti, oppure sono espulsi dal mercato. E questo è quello che, per esempio, è successo in molti settori. In un settore che è, appunto, un settore per natura non soggetto a delocalizzazione, settore della produzione agricola. In paesi come l'Italia, la Francia, la Spagna, la stragrande maggioranza dei lavoratori sono stranieri. Ero in Francia a fine agosto e parlavo con i sindacalisti francesi dei lavoratori in agricoltura e loro mi dicevano che proprio probabilmente a causa della pandemia, quest'anno nelle zone del vino francese, nella Borgogna, c'erano molti meno lavoratori stranieri e i grandi produttori di vino avevano dovuto aumentare di 1 o 2 euro il prezzo orario per convincere i francesi a tornare a lavorare in agricoltura. Questo è il fenomeno che noi stiamo vivendo e devo dire, mentre 2 anni fa ci sembrava un fenomeno inarrestabile, sicuramente la crisi della pandemia rispetto alla grande crisi fiscale del 2008 ha prodotto effetti diversi. Io non sono molto fiducioso che questo consentirà agli stati di trovare il modo di controllare il mercato. Perché, insomma, il mercato si è sviluppato tantissimo liberamente negli ultimi 30 anni, dall'89 al 2020. Però sicuramente la risposta e il tentativo di controllare i fenomeni economici degli stati oggi è molto più forte di quanto non sia stata nel 2008, nel 2009, dopo la grande crisi economica. Ed è quindi,
Quindi siamo in una fase nuova. Nel 2008 gli stati non hanno provato, per esempio, a fare un accordo sulla tassazione minima per le grandi imprese come stanno provando a fare ora. La novità è che oggi ci stanno provando e che oggi forse stiamo tornando, ma non è chiaro, verso un mondo diviso in due sfere di influenza come era quello prima dell'89, in cui la Cina prende il posto dell'ex Unione Sovietica come sfera di influenza. E questo probabilmente una, non dico che elimina il mercato mondiale, ma forse lo divide in due segmenti. Io non sono sicuro di questo. Io credo che noi avremo un conflitto su alcune materie di apice, un mercato che sotto continuerà a essere globale. Però sicuramente le situazioni sono diverse. Allora, qui è la grande scommessa, è dato per scontato che nessuno stato singolo, ma nemmeno la prima potenza economica mondiale come gli Stati Uniti sembra in grado di poter controllare il mercato, nemmeno il suo mercato interno. Beh, vediamo se un'idea di un mondo plurale, un mondo multilaterale basato sugli accordi sarà capace di in qualche modo stabilire un nuovo metodo di ridistribuzione della ricchezza a livello planetario, oppure dimostrerà che sono solo tentativi velleitari e il mercato continuerà ad essere lui l'unico allocatore di ricchezza nel mondo. Questa è, insomma, la sfida che abbiamo di fronte oggi, che noi possiamo analizzare, studiare, vedere cosa succede, se ci riesce a dare qualche suggerimento per qua e là migliorare qualche situazione. Vi ringrazio. Grazie, professor Emilio. Bem, dadas essas considerações, eu passo a palavra então à professora Valdete para suas considerações e perguntas ao professor Emilio. Professora Valdete, a palavra é sua. Grazie, obrigada, Rafael. Boa tarde, quase noite para todas e todos. Buonasera, professor Emilio. Io chiedo scusa in anticipo e la permissione vostra per provare a parlare in italiano. Perché ci tengo che il professor Emilio capisca bene quello che voglio dire, anche perché la mia... Valdete, mi dispiace per tutti gli amici brasiliani che ci stanno ascoltando, ma giuro io riesco a seguirti se fai il portoghese, riesco a seguirti tranquillamente. Professore, ma io proverò comunque, mi sa che tutti capiscono qui. Certo, vabbè. Riccardo, che ne pensi? Mi sento un imperialista. Così fa meno fatica a capire ed io alleno un po' il mio italiano. No, sono molto felice di questo, mi sento un imperialista culturale rispetto a tutti. Però grazie. Grazie. Okay. Io comincio ringraziando l'invito del professor Riccardo Camargo. Bene. Come forse sapete, la protezione legale del lavoro in Brasile si sviluppa all'inizio del secolo XX, del XX secolo, a causa della lotta già organizzata della classe operaia che in una certa misura si è mischiata con la lotta per la fine della schiavitù. E certo, è anche risultato del desiderio dello Stato di sviluppare l'economia. L'ho segnato questo perché sia molto chiaro fin dall'inizio che la regolamentazione dei diritti sociali, che è quello che proverò a parlare, è qualcosa che dovrebbe interessare allo Stato. In Brasile, tuttavia, è sempre stato un compito difficile regolare i diritti sociali, soprattutto renderli effettivi. La CLT,
e a consolidação das leis do trabalho, é stata pubblicata nel 1943. Da allora il suo testo è stato ignorato e modificato molte, molte volte, soprattutto sotto governi autoritari, e abbiamo avuto alcuni, come quello della dittatura civile militare che abbiamo avuto dal 1964 al 1985. Un periodo tragico della nostra storia, superato in modo lento, graduale e conciliato. Il processo della cosiddetta apertura democratica è durato quasi 10 anni e ci ha portato alla Costituzione del 1988. Per la prima volta nella nostra storia, professori, i diritti del lavoro sono stati inclusi nel titolo dei diritti e delle garanzie fondamentali. Il Brasile sembrava finalmente riconoscere il discorso della teoria dello Stato sociale, che nei paesi europei era già stato assimilato ed anche è stato persino messo in discussione, soprattutto a causa degli effetti della crisi petrolifera e di eventi politici come quello che, su cui ha parlato il professore Riccardo, la caduta del muro di Berlino. Le promesse della Costituzione però non si sono realizzate mai, soprattutto per quella parte della popolazione, del popolo brasiliano che vive dal proprio lavoro. La garanzia contro il licenziamento, per esempio, che è un caro diritto che abbiamo nell'articolo 7 della nostra Costituzione, non è mai stato effettuato. Gli anni 90 sono iniziati con il discorso del consenso di Washington, che ha stimolato politiche ancora più devastanti dal punto di vista dei diritti sociali. Una forte ondata di privatizzazioni di aziende strategiche, come è stata fatta nel decennio di 90, e è stata combinata con l'apertura dell'economia per il capitale straniero. La riduzione delle tariffe di importazione ha comportato l'impossibilità concreta di continuità per alcuni segmenti dell'industria nazionale, come l'industria delle calzature qui del Rio Grande do Sul. È morta. L'incentivo all'outsourcing, terceirizzazione, anche da parte del Tribunale del Lavoro, devo dire, ha sfigurato il servizio pubblico e compromesso la centralità del legame di lavoro. Una legge ha permesso la compensazione dell'orario, e questo negli anni 90 ancora, ponendo praticamente fine al compenso per gli straordinari. Inoltre, i sindacati cominciarono a firmare contratti collettivi prevedendo, per esempio, la possibilità di giornate lavorative di 12 ore senza pausa pranzo, anche di fronte alla disposizione costituzionale che autorizza a lavorare un massimo di 8 ore al giorno. Il Tribunale del Lavoro ha accettato di omologare accordi per valori bassi e con l'effetto di assolvere l'intero contratto di lavoro, oltre ad accettare come legittimi le clausole dei contratti collettivi che eliminavano o mitigavano i diritti. Anche prima del colpo di Stato che ha rimosso la Presidenta Dilma, eletta dal potere, sono state pubblicate due leggi che sono emblematiche per dimostrare, professori, quanto eravamo già lontani dal parametro costituzionale di protezione a chi lavora. La legge sui camionisti, per esempio, si riferisce a tempo di stand-by e tempo di attesa, permettendo di pagare un tasso inferiore a quello dell'orario di lavoro normale. La legge sui lavoratori domestici, afferma che è possibile raggiungere un accordo individuale per lavorare 12 ore senza pausa, e anche che mentre accompagna la famiglia in viaggio, la lavoratrice non sta lavorando e quindi dovrebbe essere pagata solo per le ore di lavoro effettivo. Questo a 2015, prima del colpo di Stato che ha tolto Dilma del potere. Una legge, questa seconda del lavoro domestico, che rivela bene, secondo me, come siamo ancora attraversati dalla razionalità schiavista, che considera regolare portare con sé una mucama durante un viaggio di vacanza, una cosa incredibile a questo punto della nostra storia. È anche importante menzionare, per capire l'ampiezza del progetto in corso nel nostro paese, l'edizione di una legge antiterrorismo, ancora nel 2015, che apre la possibilità di criminalizzare i movimenti sociali. Nel 2016,
come forse lo sai bene, quando la fragile democrazia del Brasile subisce il duro colpo e Dilma è stata rimossa dalla sua carica di presidente, è iniziato un periodo di modifiche legislative tutte diametralmente opposte alla ordine costituzionale. È importante ricordare la sessione in cui Dilma è stata rimossa dal suo incarico, perché in questa sessione, professore, ha avuto un momento catartico, che è stata la dichiarazione di voto dell'allora deputato federale Jair Bolsonaro, che occupando il pulpito ha onorato Ustra. Ustra, un ufficiale militare condannato per aver torturato almeno 20 persone, prigionieri politici, tra cui la stessa Dilma Rousseff. Questo è un momento importante per capire quello che stiamo oggi vivendo in Brasile. Sì, perché Bolsonaro, un parlamentare in carica da 27 anni, ha onorato un militare condannato per tortura e non è stato punito per questo. Anzi, nel 2018, come sappiamo tutti, fu eletto presidente della Repubblica con 57 milioni di voti. Questo è un dato rilevante. Non si tratta quindi dell'imposizione di cambiamenti giuridici o di decisioni contrarie alla Costituzione per forza, contro la volontà della società. Si tratta della scelta, attraverso il voto, di un discorso contrario alla razionalità sociale. Si noti che appena Dilma è stata deposta e è già stata approvata la cosiddetta riforma del lavoro. E cos'è la riforma del lavoro? Una legge che cambia più di 200 articoli della CLT. I cambiamenti hanno colpito il rapporto materiale del lavoro, i sindacati, il processo del lavoro. La riforma stabilisce la possibilità di un accordo individuale per una giornata lavorativa di 12 ore, senza pausa pranzo, rende più facile licenziare, prevede la possibilità di pagamento tramite bonus senza la natura del salario, il contributo obbligatorio per i sindacati è stato eliminato, nel processo ci sono stati cambiamenti nelle questioni relative alla posizione procedurale delle parti, soprattutto del datore di lavoro, per quanto riguarda la difesa, l'onere della prova e le ipotesi di ricorso. C'è perso, professore, una disposizione che permette la riscossione delle tasse e degli onorari dei periti e degli avvocati per i lavoratori che sono dichiaratamente miserabili. Durante il governo attuale, un'altra riforma è stata approvata, la cosiddetta riforma della previdenza sociale, e che è anche più distruttiva in confronto a coloro che vivono di lavoro, di quanto fosse già stata la cosiddetta riforma laborale. È diventato praticamente impossibile andare in pensione in Brasile. C'è stato anche un cambiamento nei criteri dell'accesso ad altre prestazioni di sicurezza sociale e per il calcolo degli importi corrispondenti. La pandemia è arrivata in Brasile nel febbraio dell'anno scorso e la sua prima vittima mortale è stata una lavoratrice domestica, una donna nera. In seguito, quell'anno, il governo, invece di assistere la gente, ha approvato delle leggi che autorizzano riduzioni salariali, sospensioni contrattuali senza pagamento, aumento delle ore di lavoro per gli operatori sanitari e altre modifiche legislative che non servono ad affrontare la crisi sanitaria. Non sono state previste risorse per i datori di lavoro, né la distribuzione del reddito a coloro che hanno perso la loro fonte di sostegno. In ottobre, quando i vaccini erano in offerta, il governo ha rifiutato di comprarli. In quest'anno, anche con una disoccupazione record e un numero spaventoso di persone contaminate e uccise da Covid, la politica di sottrazione dei diritti ha seguito. Il disegno di legge 17, per esempio, soprannominato mini reforma, prevedeva tre tipi di assunzioni precarie, oltre a diversi cambiamenti nel diritto di lavoro materiali e procedurali, indebolendo ulteriormente la protezione e impedendo in pratica l'ispezione degli ambienti di lavoro. Il disegno di legge 17 è stato rifiutato dal Parlamento dopo un'ampia mobilizzazione delle centrali sindacali e delle istituzioni legate al mondo del lavoro. Ma c'è la promessa di un ritorno alla discussione di queste modifiche
legislativi, che solo nell'ultimo anno sono stati portati in Parlamento 4 volte. A questo si aggiunge l'azione decisiva del STF, Supremo Tribunal Federal, negli ultimi anni, sia riducendo il termine della prescrizione, sia autorizzando una dimissione generale in un piano di licenziamento volontario, sia ampliando le possibilità di outsourcing o mettendo fine agli interessi sui crediti di lavoro. E questa, guarda, sono soltanto alcune delle decisioni recenti della Corte Costituzionale in materia di lavoro. L'STF sta facendo anche lui questo ruolo di distruggere i diritti sociali in Brasile. Ma anche il Tribunale del Lavoro, devo dire, pur resistendo attraverso decisioni che riconoscono la natura fondamentale dei diritti dei lavoratori, sta svolgendo un triste ruolo, stimolando conciliazioni, anche extragiudiziali, emettendo decisioni che condannano i poveri lavoratori a pagare spese processuali. C'è dunque, questo è il mio punto di riflessione, un metabolismo di potere contrario al progetto costituzionale e pessimo all'idea di welfare state che, nella verità, non si è nemmeno consolidata durante il periodo di apertura democratica degli ultimi 3 decenni. Questo vuol dire che un altro modello di coesistenza sociale è chiaramente delineato, con un orientamento autoritario per quanto riguarda le libertà individuali ed in linea con il mercato finanziario, con queste grandi aziende di cui parlava il professor Santoro, per quanto riguarda la distruzione della rete di protezione sociale preveduta dalla Costituzione. Questa visione dello Stato include la vendita di aziende strategiche come quelle che producono energia o distribuiscono acqua. Include anche la devastazione della foresta amazzonica, compromettendo il nostro sistema idrico, la vita delle comunità indigene che si guadagnano da vivere con la terra, ma anche la vita di tutti noi. E questi sono solo alcuni esempi. Siamo quindi, professori, di fronte a una forma politica che non si basa sulla sovranità statale. E questo mi sembra importante perché vuol dire che non c'è neanche un progetto di nazione, nemmeno uno che serva solo alla elite brasiliana. È una logica di estrazione predatoria in stile coloniale che riconosce lo Stato come un mero agente politico del capitale. Nonostante la recente vittoria dei diritti sociali di cui ho parlato con il rifiuto del disegno di legge 17 e di alcune decisioni controegemoniche, il fatto è che il cambiamento di tale situazione dipende da molto più che cambiare il capo del potere esecutivo. Siamo una repubblica fondata sulla preservazione della dignità umana, così dice la nostra Costituzione. La riduzione delle disuguaglianze e lo sradicamento della povertà stanno là previste come obiettivi, ma i diversi attori sociali agiscono, tuttavia, quotidianamente per promuovere lo esatto contrario di questo. E la maggior parte di loro sono stati eletti dal popolo. Oggi in Brasile ci sono, professori, quasi 20 milioni di miserabili, ossia persone che non hanno cibo da mettere nel piatto. Ci sono più persone nella popolazione economicamente attiva senza lavoro che occupati. E anche così, quest'anno, 40 brasiliani sono entrati nella lista dei miliardari di Forbes. La disuguaglianza, quindi, raggiunge un livello spaventoso. La Covid ha infectado em Brasília più de 20 milhões de pessoas e ha causado diretamente a morte de più ou ao menos 600 mil. É um quadro de guerra, em que não se propõe nenhuma solução para render a sociabilidade menos crudele para quem vive de lavoro. Ao contrário, a impressão é que o empoverimento e a morte de color que hoje vivem com dificuldade faccia parte del progetto in corso. Da parte mia, professore, non lo so che cosa pensi lei, sono ogni giorno più convinta che questo quadro non cambierà nella sostanza, a meno che non si cambino le condizioni materiali di produzione, accumulazione e circolazione dei beni e della ricchezza.
ma questa è un'altra storia. Come minimo, in Brasília abbiamo oggi bisogno di una profonda riconciliazione con l'ordine costituzionale e tutto ciò che questo ordine significa in termini di convivenza sociale. Questo significherebbe già concretamente la differenza tra vivere e morire per un numero molto significativo di persone. Ed è quindi nostro compito storico, mi sembra, perché dobbiamo capire che si tratta di un processo il cui risultato sarà prodotto da ciò che riusciamo o no a costruire. Finisco dicendo, come dice una canzone brasiliana, depende di noi, depende daquilo che noi fizermos, depende da noi, quello che abbiamo da costruire per le generazioni future. Grazie mille, professore, e devolvo la parola, Rafael. Obrigada, professora Valdete. Eu passo de imediato ao professor Emílio Santoro. Professor Emílio, por favor. Grazie, Valdete, grazie veramente. La situazione del Brasile è molto drammatica e nello stesso tempo ci sono molti fattori che si sono attorcigliati, in italiano si direbbe, intrecciati fra di loro in maniera preoccupante. È chiaro quello che è successo, cioè che la scelta politica brasiliana rispetto a quella situazione di cui parlavamo è stata quella di avvantaggiare nettamente una parte minima della popolazione e non provare a bilanciare quegli effetti di dominio del mercato che dicevamo. Non so se è stata, come dire, una reazione realistica, cioè dicendo non abbiamo le forze di farlo e allora lo assecondiamo. È chiaro che assecondare il mercato ha questo effetto drammatico che è quello della divaricazione della ricchezza all'interno della popolazione, cioè di arricchire sempre di più una piccolissima minoranza e di impoverire tremendamente tutti gli altri. Io vengo in Brasile dalla fine degli anni 90 del secolo, cioè dalla fine del secolo scorso, e ho visto che cosa stava succedendo negli anni della presidenza Lula, cioè la creazione di un ceto medio brasiliano che non esisteva prima, e la sua espansione, ma ho anche visto la rapidissima distruzione di quel ceto medio poi subito dopo gli anni di Lula, ma veramente rapidissima. E questo è un primo problema, cioè il ceto medio non ha avuto un potere di interdizione, di contrasto, si è come sbriciolato immediatamente rispetto a questo. Mentre dove il ceto medio esiste da molti più anni, ora l'Italia non è un paese in cui il ceto medio esiste da, come in Francia o in Germania o in Inghilterra, da secoli. L'Italia è un paese in cui il ceto medio esiste, insomma, da 50 anni circa, cioè il ceto medio italiano è nato con il boom economico degli anni 60. Però un minimo di resistenza l'ha fatta e ha costretto il sistema politico a cercare di proteggerlo, e infatti da noi i costi più gravi li hanno pagati o il ceto povero o appunto i migranti, su cui è stato scaricato il più possibile i costi dell'impoverimento complessivo. In Brasile invece si è rapidamente distrutto il ceto medio. E l'altra cosa che è stata
evidente è che non ha retto, Riccardo direbbe, lo Stato di diritto, non hanno retto le istituzioni costituzionali, cioè quel sistema di contropoteri, di controlli del potere non hanno assolutamente retto il colpo, non sono state capaci di bloccare la deriva, anzi, in parte l'hanno assecondata. Le cose che Valdette raccontava su il Tribunale federale, le cose sui vari gradi di giurisdizione, compresa appunto la giurisdizione giuslavoristica, sono andati nel senso di assecondare il fenomeno e di non funzionare da contropotere. Vi faccio un esempio per capire bene la differenza proprio in materia giuslavoristica. Tre giorni fa un giudice del lavoro italiano ha annullato i licenziamenti fatti da una multinazionale che voleva spostare la sua fabbrica da qui vicino Firenze, un paesino, forse Riccardo se lo ricorda, Campi Bisenzio, proprio alle porte di Firenze, voleva spostarla in un altro posto del mondo e ha licenziato 200 operai che lì lavoravano. Un giudice ha annullato quel licenziamento, che è una misura solo temporanea, ma sicuramente consente la contrattazione, ha dato lo spazio per la contrattazione. Ma noi in Italia abbiamo avuto uno scontro molto forte tra autorità giudiziaria e potere legislativo esecutivo. Noi è stato abbastanza frequente, noi eravamo abituati a un'idea di una Corte Costituzionale che dichiarava illegittime le leggi fatte al tempo del fascismo. Noi abbiamo vissuto negli ultimi 20 anni una Corte Costituzionale che dichiara illegittime leggi appena fatte, a un anno o due da quando il Parlamento le approva. Quindi uno scontro molto forte, cioè col Parlamento in carica che ha fatto la legge, la Corte Costituzionale dice al Parlamento no. E questo sta continuando a succedere. Abbiamo avuto per qualche anno interventi della Corte Europea dei diritti dell'uomo che sono stati molto drastici contro alcune misure degli stati. Quindi, diciamo, il sistema costituzionale ha retto di più. Allora, qui io è tanti anni che non studio più i sistemi politici, come funzionano, però se dovessi dire quello che è un fenomeno che ci riguarda anche a noi in Italia, ma che in Brasile è un fenomeno molto più radicato. La costruzione dello Stato costituzionale e dello Stato sociale si è retta su grandi forze collettive, sui partiti come forze collettive e sui sindacati. Oggi i sindacati sono molto più deboli e i partiti quasi non esistono più in Italia. Però l'assetto costituzionale è stato costruito da partiti molto forti e da sindacati molto forti. Secondo me il Brasile ha fortemente pagato il fatto che non esistano partiti che socialmente sono molto forti, molto distribuiti nella società, e anche un sindacato sostanzialmente debole, molto debole, rispetto ai sindacati europei, quello francese, italiano, tedesco. E questo, di nuovo, le istituzioni dello Stato funzionano su attori sociali. Se non c'è qualche attore sociale, le istituzioni si sbriciolano. Poi abbiamo invece un altro fenomeno, che è
la debolezza della democrazia in situazioni di questo genere. Perché, appunto, non è che Bolsonaro non ha vinto le elezioni. Bolsonaro ha vinto le elezioni. E qui c'è il problema enorme, così come, esatto, Valdetti, ricordavi, i sindacati hanno accettato contratti. Allora, ci sono delle pagine, con Riccardo ne abbiamo discusso tante volte, molto belle di Max Weber, sui limiti della libertà contrattuale. La libertà contrattuale ha un senso se è tra due forze uguali che si fa il contratto, ma quando c'è una grande sproporzione di potenza economica, di potenza sociale, Weber dice il più debole, lo dice in latino, lo scrive, coactus voluit, cioè costretto vuole. Il consenso del contratto non conta niente. Quindi se si sbriciola o appunto non esiste una forma di protezione sociale e di garanzia collettiva per cui io ho la forza di fare un contratto su un piano quasi paritario, allora senza questa precondizione io accetto tutto, perché comunque accettare quel contratto è meno peggio che non accettarlo. Questo è il problema evidente e appunto noi mascheriamo una società neoschiavistica con la forma del contratto. Questo è quello che sta succedendo. Da noi sta succedendo, diciamo, per settori marginali, ma insomma sempre più vasti, di certi tipi di lavoro, diciamo di quasi tutto quel lavoro che non ha un potere contrattuale nella sua qualificazione, che è facilmente fungibile, che si trova facilmente un lavoratore che faccia lo stesso lavoro, che non richiede grandi skills, specializzazioni, competenze, ma che in paesi come il Brasile, ma non solo, invece riguarda anche i lavori con più alto contenuto di competenze. Questo è un dato, e l'altro dato è l'effetto della paura sulle elezioni. L'effetto della paura sulle elezioni mi fa pensare che per proteggermi serve l'uomo forte, lo Stato forte, e io perdo la percezione appunto di quello che realmente è la mia protezione, ma diventa un problema paradossale, perché più io perdo diritti, sicurezza economica, sicurezza sociale, più ho paura e più voterò per chi dice che mi proteggerà con la forza. Questa è una cosa che io credo abbiamo imparato, cioè ci sono i bellissimi studi di Poliani sulla nascita dei fascismi e dei nazismi in Europa, in cui dice assolutamente questo, cioè lo smantellamento, se la politica non sa dare protezione sociale ai cittadini, i cittadini votano per le forze autoritarie. Questo è il grande insegnamento che noi ci siamo un po' scordati. E devo dire, in Brasile voi vivete una situazione drammatica, ma noi abbiamo visto in Europa risorgere movimenti che noi chiamiamo populisti, ma che insomma sono di tipo autoritario, cioè
o se vogliamo di democrazia illiberale, di un po' di dire il popolo vuole questo, i diritti non esistono più. Scordandoci che nella tradizione liberale, da diciamo almeno da Tocqueville in poi, ma forse anche da prima, i diritti sono proprio contromaggioritari. Cioè, se io sono d'accordo con la maggioranza, non mi serve il diritto. Il diritto soggettivo mi protegge, protegge la mia possibilità di fare le cose, proprio quando quello che voglio fare, quando i miei interessi entrano in contrasto con quelli della maggioranza. È lì che io ho bisogno del diritto. E questo è un problema molto complicato, perché di fronte alla paura la prima reazione è percepire il diritto degli altri come una ferita fatta a te stesso. E quindi a votare a chi dice non mi interessa dei diritti, io vi proteggo. E però questo rischia di essere appunto un fenomeno a spirale, perché via via che io vedo sparire i miei diritti, poi dopodiché avrò più paura e voterò di nuovo sempre più spesso per uno più forte o che si dimostrerà più forte o che finirà per usare la violenza contro i nemici. L'abbiamo imparato, insomma, i capi espiatori e i nemici si trovano continuamente, facilmente, senza grandi problemi. Allora, questo è il problema, no? Noi lo viviamo in maniera molto meno drammatica, ma sono 30 anni e noi diciamo la colpa dell'impoverimento, della insicurezza sociale deriva dai migranti. Non è vero, anzi, se uno va a vedere tutte le analisi, i migranti contribuiscono moltissimo al nostro livello di vita. Sarebbe molto più basso senza i migranti, ma è facile dirlo, perché il lavoro che fa un migrante è un lavoro tolto all'italiano. Se il migrante accetta un livello di salario più basso, è colpa sua se pagano anche te meno. E così via dicendo. Se devo pagare la pensione a un migrante, se devo pagare l'ospedale a un migrante, non pago la tolgo soldi alla pensione per un italiano, tolgo i soldi per la salute di un italiano. Quindi è facilissimo dire questo. Poi invece vedere che senza il lavoro dei migranti noi saremmo tutti molto più poveri è molto più complicato da vedere. E quindi questi sono i meccanismi che portano a dire che quando il mercato si è, diciamo, reso autonomo dalla politica, anzi è diventato lui condizionante la politica, beh, quel fenomeno che per due secoli, dall'Ottocento e il Novecento, abbiamo considerato camminare insieme, cioè l'espansione della democrazia e l'espansione dei diritti, non camminano più insieme. Non camminano più insieme. E questa è una grande rottura. Cioè, noi ci dobbiamo rendere conto che per due secoli, l'Ottocento e il Novecento, democrazia e diritti hanno potuto camminare insieme perché al fondo avevamo quello che io chiamerei, che si chiamava filosofia della storia, cioè la filosofia del progresso. Domani staremo tutti meglio, i miei figli staranno sicuramente meglio di me. Allora, questo grande mito narrativo ha consentito a democrazia e diritti di camminare insieme per due secoli. Poi noi da 20 anni in Europa stiamo facendo i conti con i ragazzi stanno peggio dei loro padri. I ragazzi hanno meno prospettive di quante ne hanno avute i loro padri e le loro madri. E questo cambia totalmente lo scenario. E diritti e democrazia non riescono più a camminare insieme. Questo è un punto
molto, molto di solito non ci rendiamo conto che dietro gli anni, 200 anni, diciamo, di affermazione di quella che chiamiamo liberal democrazia, c'era una percezione quotidiana della filosofia della storia. Mio nonno lavorava perché mio padre, le mie zie potessero studiare e stessero meglio di loro, di lui, e così mio padre. Io oggi so che sarà molto difficile per mia figlia stare meglio di me. Questo cambia completamente la percezione e ci rende tutti più insicuri, più spaventati e più desiderosi di una difesa anche, appunto, fatta con la forza. E quindi penso, Valdette, che sarà difficile smontare questa cosa, cioè ci vorrà molta pazienza, molta calma e non sarà facile, no, non sarà facile e non sarà rapido, cioè non è che torneremo indietro in 15 anni. Per tornare indietro ci vorranno forse 2-3 generazioni, ma se lavorano tanto, purtroppo. Mi dispiace di essere pessimista. Ma io sono d'accordo, lo penso anche io. Grazie Valdette, grazie. Grazie mille, professor Emilio Santoro. Devido ao horário, então, dadas as falas dos nossos convidados, chiaro che ci sono molti spunti di riflessioni e domande, ma vista la ora, l'avanzato della ora, l'invito gli ospiti discorsi di commiato. Quindi, então eu convido os convidados para uma fala de despedida e agora, como o professor Ricardo perguntou de início, convido a professora Valdete para uma fala de despedida e encerramento. Depois eu passarei ao professor Ricardo e, por fim, ao nosso convidado, professor Emílio, para encerrarmos o evento. Professora Valdete, por favor. Grazie, Rafael. Então, eu voglio dire soltanto que sono d'accordo com o professor Emílio Santoro, me sembra que é, senza dúbio, uma sfida muito profundamente difícil que abbiamo davanti a nós. E que, comunque, c'entra com a própria forma de convívio, né? O capitalismo deve ser messo sotto discussione, porque altrimenti não riusciamo a uscire di questo circolo, in cui abbiamo forse decenni in cui siamo riusciti a fare questo o a agire secondo questa logica di democrazia e diritti, ma tra un po' siamo davanti a un momento come questo che stiamo vivendo adesso. Mi sembra che senza cambiare questo modello di società sarà difficile veramente avere qualche speranza. E siamo anche davanti alla sfida ecologica, né, per completare il quadro. Comunque voglio solo ringraziare tantissimo Riccardo, il mio collega e amico, grazie mille per questo invito, e al professor Emilio Santoro. Io sono grata di aver ascoltato voi due. Professor Riccardo. Eu agradeço imensamente a excelente condução feita pelo Rafael aqui do nosso evento. Realmente o Rafael conduziu com uma ótima mão, apesar aqui das limitações técnicas do organizador, né? Em matéria de informática, realmente sou bem atrapalhado. Reconheço isso. Mas o que eu tinha a dizer aqui diante das falas do professor Emílio, da professora Valdete, eu trouxe realmente esse tema pensando no quanto, a despeito de termos chegado
aos sobreviventes de... Só para pensar no século XX, nem vou pensar no que teve antes. Duas guerras mundiais, e mais a Guerra Fria, e mais todas as crises decorrentes do neoliberalismo, né, que eu, nesse particular, estou bem dentro da linha do Crotty. Acho que é uma distinção que ajuda, pelo menos, a nos fazer entender como é que um Hayek vem a defender a destruição do próprio Estado liberal em nome da proteção do mercado contra tudo e contra todos, literalmente. Ele aplaude o Pinochet por causa disso, é bom nós lembrarmos. Né? Por isso que eu gostei da distinção entre liberismo e liberalismo, porque nós precisamos saber, evidentemente, se estamos falando de aspectos políticos ou econômicos. E enquanto eu ia ouvindo tanto as considerações da professora Valdete quanto as considerações do professor Emílio, eu fui me recordando justamente das conversas que eu tive com o professor Emílio acerca justamente das passagens do Max Weber, em especial aquela do coactus voluit, ou seja, quis obrigado, né? Traduzindo para o vernáculo, o sujeito que quis obrigado, ou foi obrigado a querer também, né? Melhor dizendo. E também apareceu essa questão numa obra contemporânea à morte do Max Weber, que foi de um civilista, tomista francês chamado Gaston Morin. Uma obra que é mais lembrada pelo seu título do que pelo seu conteúdo, que em si mesmo é excelente, intitulada A Revolta dos Fatos contra o Código, La Revolte des Faits contre le Code. E eu consultei a miúde em Firenze. E ali, justamente, o problema do aprofundamento desses desequilíbrios, redesenhando as funções do Estado, foi versado e mostrando, inclusive, como se esboroava, como ruía todo aquele mundo maravilhoso imaginado pelos elaboradores do Código Napoleão, em que o contrato livremente celebrado era lei entre as partes. Então, bem disse o professor Emílio, é um desafio, um grande desafio, porque a ideia do Estado controlar a atuação do poder econômico privado não traduz, em realidade, uma destruição do espaço individual. Mas, pelo contrário, ela vai aparecer como uma preservação de um espaço de vários indivíduos que tende a ser nulificado por uma apropriação por poucos. Sempre lembrando aquilo que a gente lê em todos os livros de direito das coisas, próprio do domínio, é a oponibilidade contra o resto da humanidade. E, por sinal, na tese do professor Emílio Santoro, essa questão dos poderes decorrentes do domínio durante a Idade Média foi estudada com muita profundidade.
foi estudada com muita profundidade. Então, a retomada de todos esses temas no âmbito da universidade precisa ser feita. Não é no sentido de, ah, porque foi eleito fulano, foi eleito cicrano. Não. Como eu sempre digo, a época em que Marx disse que os filósofos andaram interpretando o mundo durante muito tempo, agora é o momento de transformá-lo, na época em que ele disse isso, as pessoas tinham mais responsabilidade com o que diziam e procuravam falar aquilo de que sabiam. Hoje, a figura do opiniático dos grupos de WhatsApp é que parece estar a nortear tanto os debates quanto as ações. E os perigos que isto representa para a própria preservação da humanidade, eu não preciso aqui recorrer a nenhum autor de ficção científica. Nós tivemos uma experiência muito dolorosa nas décadas de 20, 30 e 40 do século passado. Experiência que durou na Espanha até 1974. E também em Portugal. Esse tipo de experiência não precisa ser repetido. Então, eu acho que iniciar esse tipo de discussão aqui com quem vem refletindo sobre isso de um modo privilegiado, especialmente por lidar diretamente com as questões ligadas ao migrante e com quem vem testemunhando na prática o que significa o aprofundamento de um desequilíbrio que já existe à saída, porque não se pode dizer que está equilibrado quem tem que obedecer às ordens de outrem. É realmente algo que valoriza e muito esta tarde, quase noite, cá no Brasil, e este fim de dia na Itália. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ricardo. Por favor, professor Emílio, le parole finale per suo viaggio. Grazie. Sì, allora, intanto, veramente grazie, grazie Rafael per la fantastica gestione del nostro incontro. Grazie, grazie Valdetto. Ho imparato tantissime cose sulla situazione brasiliana dal tuo intervento e veramente grazie della fatica di farlo in italiano, grazie veramente. E vabbè, grazie Riccardo, grazie dell'invito, grazie di questa fantastica occasione di discussione, di continuare le nostre discussioni che facevamo quando eri a Firenze. E credo che dobbiamo continuare, il nostro mestiere è provare a continuare ad analizzare, a cercare di capire, possibilmente a suggerire casomai e a mettere in pratica, usando il ricordo di Marx che Riccardo faceva, strategie di resistenza, non di cambiamento, non sono così, ma almeno di resistenza a questo dominio che, con forme più o meno brutali, si sta affermando. E che, e come sempre, quando il dominio poi è accompagnato dal sostegno di una maggioranza impaurita, spaventata, è molto complicato, è molto pericoloso, perché
non riconosce più i diritti e la libertà di nessuno e può essere fortemente distruttivo. Ecco, questo sì, è veramente il rischio che ora abbiamo e quindi anche il tentativo di ricostruire culturalmente. Per esempio, se ho capito bene, Valdetti, tu sei anche giudice. Ecco, per esempio, è ricostruire culturalmente la magistratura, cioè dare sostegno culturale a un compito che è appunto quella di tutelare i diritti delle persone, credo che sia un'opera assolutamente importante. Una delle cose che come professori di diritto possiamo fare, questo sì, sicuramente. Quindi sono contento di farlo con voi, vi ringrazio moltissimo. E grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Molta pazienza. Grazie mille, professor Emilio. Bem, então, a todos, a mesa, os convidados e apresentadores presentes no evento, nós encerramos o evento, então, nos despedimos e ficará disponível no YouTube a gravação, um link já disponível, e ficamos à disposição.